Nel 2020 il mondo ha affrontato una grande sfida sanitaria e sociale che ancora oggi purtroppo non si è conclusa del tutto, la pandemia da coronavirus. La Commissione europea ha agito con forza, coordinando una risposta comune europea su due fronti imprescindibili, la sanità pubblica e l'impatto socio-economico. L'11 novembre 2020 la Commissione ha gettato le basi di un'Unione Europea della Salute. L'Unione ha mobilitato tutti i mezzi a disposizione per aiutare gli Stati membri a coordinare il lavoro e fornire informazioni obiettive sulla diffusione del coronavirus e mezzi efficaci per contenerlo. Il rafforzamento del sistema sanitario europeo ha l'obiettivo prioritario di prevenire i contagi attraverso il monitoraggio delle situazioni epidemiologiche e la produzione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale per tutelare i cittadini. Da fine dicembre 2020 è iniziata la campagna di vaccinazione. I cittadini europei possono contare su 2,3 miliardi di dosi a disposizione. 1.440 le misure adottate. Di quasi 2.000 miliardi di euro è il pacchetto di ripresa, Recovery Plan, concordato per il periodo 2021-2027, che implementerà ricerca e innovazione. Modernizzazione delle politiche tradizionali, come la coesione e la politica agricola comune. Il programma Europa Digitale. Le transizioni climatiche e digitali eque. Le protezioni della biodiversità e la parità di genere. I centri Europe Direct ricordano ai cittadini di non abbassare la guardia e compiere le semplici misure di prevenzione per ridurre il tasso dei contagi da coronavirus. Mascherina, distanza e igiene delle mani. L'Unione Europea, uniti nelle avversità.